Beh, ti ringrazio molto di questo intervento perché ha fatto emergere tante affinità che ci sono tra la nostra pratica riabilitativa e ovviamente tutta la tua linea di esperimenti e la linea sperimentale. E in effetti io penso che in ambito riabilitativo questa potenzialità rigenerativa multisistemica potrebbe essere veramente un'arma ad ampio raggio e comunque andare anche poi diciamo, utilizzata bene nei tempi giusti, a aprirci delle finestre terapeutiche e a potenziare molti degli interventi che facciamo. Sì. Beh, esatto, ad esempio una cosa interessante sarebbe proprio l'abbinamento alternato con l'esercizio fisico o con l'esercizio riabilitativo, per capire, se queste due cose riescono almeno ad avere degli effetti additivi, se non sinergici. E quindi, sì, penso che la medicina riabilitativa sia una di quei campi dove questa rigenerazione multisistemica possa avere più ampio riscontro. È ovvio che sono cose da testare, quindi spero che questa sia anche un'opportunità di avere entusiasmato qualcuno a fare degli studi clinici o anche sugli animali che vanno proprio in questa direzione. Certo. Per esempio, per noi che ci occupiamo di bambini, secondo me, e quindi lavoriamo su delle funzioni che sono in maturazione e a volte pensiamo di aver perso il treno, come si dice, perché diciamo, siamo arrivati troppo tardi perché questa funzione ormai ha terminato la sua maturazione, eccetera. In queste tue ricerche io vedo proprio come una luce di poter dire, vabbè, a questo punto potremmo essere anche in grado di intervenire quando pensavamo di non avere più potenzialità di fare Sì, qualcosa. sicuramente, cioè, ad esempio l'esempio col diabete tipo 1 penso sia quello che è più chiaro per spostarsi proprio in quella direzione. Se riesci a riattivare un pancreas di un topo adulto e potenzialmente anche di cellule pancreatiche umane adulte, ovvio che il potenziale, per quanto ancora non testato, è che lo puoi fare, cioè puoi riprogrammare una serie di cellule che tradizionalmente venivano viste come arrivate e non più in grado di avere almeno questa rigenerazione, che riporta la funzionalità. E quindi sì, secondo me il potenziale c'è. E adesso è semplicemente bisogna fare una serie di test e andare un po' a capire anche quali sono gli usi più dove il potenziale più alto, quali sono le malattie e a che stadio cercare di testare questi interventi.